Buongiorno, 24esima domenica durante l'anno. Continuiamo a leggere il capitolo 18 del Vangelo di San Matteo, anzi proprio oggi leggeremo la conclusione del capitolo 18, dal versetto 21 al versetto 35. Dal versetto 21 al versetto 35. La conclusione del discorso sulla vita della comunità, e questo discorso sulla vita della comunità si conclude con una parabola e un discorso di Gesù sul perdono, perché in effetti noi abbiamo un concetto del perdono un po' limitato. Il problema è quando uno mi fa una cosa, io non reagisco, oppure comunque lo perdono. Il perdono è qualcosa di molto più complesso, per la verità, e che davvero è l'anima, la struttura, il tessuto della vita comunitaria. Perdono è la capacità anche di accogliere se stessi, di perdonarsi, di accogliere il proprio limite e di incontrare dentro questo limite il Padre che ti perdona, che ti accoglie, così come è la capacità di accogliere il limite dei fratelli, la loro diversità, il fatto che non corrispondano all'idea che noi abbiamo di quello che loro dovrebbero essere o di quello che dovrebbe essere la comunità, e di accoglierli senza giudicare, come fa il Padre con noi. Il perdono è qualcosa di molto più complesso, è anche perdonarsi, perdonare l'altro, è permettere all'altro di vivere, accogliere, permettere all'altro di vivere insieme a noi per quello che è, senza caricarlo delle nostre attese, dei nostri desideri, delle nostre aspettative, e accogliere anche il suo limite, e vivere dentro questo limite la possibilità di un rapporto di comunità che sia un rapporto davvero di amore, di fraternità, di solidarietà, di vicinanza. È qualcosa che, sulla quale il perdono è una delle esperienze, secondo me, fondamentali nella vita di una persona. Un bambino che non è mai stato perdonato non sa cos'è la vita e non sa cosa sono i rapporti, per la verità. Un bambino che non è mai stato perdonato vuol dire che non è mai stato veramente accolto e che non sa di far parte di una comunità che è la sua famiglia, anche la sua parrocchia, quello che volete, che lo accoglie per quello che è, che gli vuol bene così, non perché lui farà, lui dirà, lui può migliorare, no, è una cosa, purtroppo è una cosa un po' trascurata. Noi, se guardiamo con i ragazzi, soprattutto oggi, più che perdonare, noi giustifichiamo, che è una cosa del tutto diversa e che va a incidere negativamente sulla responsabilità. Il perdonare non è il cancellare quello che è successo, è il viverci assieme, sapendo che è successo e sapendo che questa cosa che è successa non va a corrodere, a rendere deboli i rapporti che ci sono tra di noi. Ma è successa, è una mia responsabilità, è una cosa che ho fatto, non è una cosa che giustifico, come se non l'avessi mai fatta. E bisogna rifletterci su bene, perché secondo me anche nell'educare i ragazzi, nel vivere la comunità, nello stare insieme, dobbiamo andare a riprendere alcune cose come questa parabola che davvero cambiano la prospettiva della vita comunitaria. Comunque, leggiamo assieme il Vangelo e poi vediamo. Allora, Pietro si fece avanti e gli domandò: Signore, quante volte, se mio fratello peccherà contro di me, dovrò perdonargli? Fino a 7 volte?
Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è paragonato a un re che vuole fare i conti con i suoi servi. Iniziando dunque a chiedere i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. Poiché costui non poteva pagare, il padrone comandò che fossero venduti lui, la moglie e i figli e quanto possedeva, e saldasse così il conto. Allora quel servo, con la faccia per terra, lo supplicava dicendo: Signore, sii benevolo con me e ti soddisferò in tutto. Il padrone fu mosso a pietà di quel servo, lo lasciò libero e gli condonò il debito. Ora, appena uscito, lo stesso servo si imbatté in uno dei suoi compagni, il quale gli doveva 100 denari. Lo afferrò e, quasi strozzandolo, diceva: rendimi quanto mi devi. Bocconi a terra, questi lo implorava dicendo: sii benevolo con me e ti soddisferò. Egli non acconsentì, ma andò a farlo gettare in prigione finché non gli avesse pagato il debito. Venuti a conoscenza dell'accaduto, gli altri servi se ne rattristarono grandemente e andarono a riferire ogni cosa al loro padrone. Allora il padrone, chiamatolo a sé, gli dice: servo malvagio, ma servo meschino, ti ho condonato tutto quel debito perché mi avevi supplicato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno come io ho avuto pietà di te? Preso perciò dall'ira, il padrone lo consegnò agli sbirri finché non gli avesse restituito tutto ciò che gli doveva. Proprio così il Padre mio celeste tratterà voi, qualora non rimettiate di cuore ciascuno al proprio fratello. Allora, tutto il Vangelo parte dalla domanda di Pietro. Pietro ha sentito il discorso di prima di Gesù, che Gesù ha fatto sulla preghiera comune, sulla correzione fraterna, e la sua domanda ha un suo perché, ha una sua motivazione. Pietro vuole che il perdono diventi un precetto, diventi cioè una legge, la legge che ha le sue regole, che dice quante volte devi perdonare, che tipo di cose devi perdonare, come devi perdonare, e soprattutto che ponga un limite, che tu dica: io ho perdonato 7 volte, ho fatto il mio dovere, adesso non sono più tenuto a questa cosa qui. È una legge, Pietro chiede una regola. Gesù sta parlando di una vita, Gesù sta parlando di una comunità che vive, Pietro chiede una regola. Nelle scuole rabbiniche la misura del perdono era stabilita in 3, massimo 4 volte. Pietro già esagera, dice 7 volte. E 7 volte è, se volete, questo inizio del discorso di Pietro è costruito sul capitolo 4 della Genesi, dove si parla di Caino e poi di Lamech. Il perdono dovrebbe coprire il desiderio di vendetta, dovrebbe sostituire il desiderio di vendetta. Dio dice che Caino sarà vendicato 7 volte, e qui Pietro dice che bisogna perdonare 7 volte, e quella cifra che poi dice Gesù quando risponde, dice non fino a 7 volte ma fino a 70 volte 7, questo in alcune traduzioni in altre diverso, ma prendiamo per buona questa, costruita sul discorso di Lamech, che Lamech dice: se Caino è stato vendicato 7 volte, Lamech sarà vendicato 70 volte 7, o 77 volte, o 7 volte più 7, più 70, come volete. Si indica un numero simbolico, 70 volte 7, sempre. Gesù sta facendo passare Pietro dal fatto di concepire il perdono come una regola al concepire il perdono come una vita. Non è che tu perdoni perché c'è una regola che dice che devi perdonare e il numero di volte che devi perdonare, ma perché la tua vita è così. Perché, e lo vedremo nella parabola dopo, tu sei stato perdonato. Tu sei stato perdonato. Sai il perdono che hai ricevuto. Se voi guardate nella comunità, in effetti è così. Nella comunità tu sei l'accoglienza che ricevi.
Tu vivi di questa accoglienza, tu vivi del perdono che la gente ti offre, dell'accoglienza che la gente, del fatto di poter entrare e uscire. La comunità non può essere concepita come una comunità dove non si sbaglia, dove ognuno è chiamato a essere perfetto, a non sbagliare mai. È una comunità terribile quella, è una comunità giudicante, escludente. Si torna ai concetti del puro e dell'impuro, si torna ad avere dei super figli e dei figli meno figli. Nella comunità quello che conta è sapere che puoi tornare, e sapere che puoi tornare e che sarai accolto, e che i tuoi fratelli praticano quello che dice Gesù: amatevi come io vi ho amato. E lui ci ha amato accogliendoci. Non ci ha chiesto di fare chissà che cosa, ci ha amato accogliendoci. E la comunità vive del perdono, non della propria perfezione, dei propri meriti. La logica del perdono veramente distrugge la logica dei meriti. Il perdono, come lo concepisce in questa parabola Gesù, è assolutamente gratuito. Non ci sono meriti, non dice a Pietro Gesù che deve perdonare 70 volte 7 perché l'altro lo merita. E difatti Gesù racconta una parabola, ed è la parabola dei due debitori. Dice che c'è un re che tira sui conti del suo regno, e c'è un funzionario, lasciamo perdere se era un governatore di provincia, un satrapo, è uno che ha un debito insolubile, un debito che non potrà mai pagare, 100.000 talenti, è una cifra esorbitante, non esiste. Se un talento era 36 kg d'oro, pensate quanto doveva il re, un debito che lui non avrebbe mai potuto pagare. E viene, il re decide di fare quello che si faceva al tempo con i debitori, decide di mettere in vendita come schiavo il funzionario e la sua famiglia finché fosse pagato il debito. Non l'avrebbe mai pagato neanche vendendo tutta la famiglia, cugini, fratelli e cugini di terzo grado, cioè 10.000 talenti non era una cifra che non poteva essere pagata. E a questo punto notate, il funzionario si prostra davanti al re e non gli chiede perdono, gli dice di lasciargli uno spazio, di procrastinare la soluzione del debito, perché ti soddisferò in tutto. Sta illudendo se stesso, non potrà mai pagare il debito. Quello che sta promettendo è questa la teoria del merito. Io ho un debito con questo re che mi giudica, devo soddisfarlo. Solo che se noi pensiamo bene, noi siamo in debito col re della nostra vita. Come puoi ripagare di questa cosa qua? Cioè, con che cosa ripaghi? Ci faccio i sacrifici. Uno diceva: porterò le offerte al tempio, queste cose qui, come dicevo, faccio penitenza, digiuno, sacrifici, mi mortifico, che ne so. Questa è la teoria del merito. Accumulo meriti che compensino il debito che ho. Io mi dimentico che non posso pagarlo questo debito. Il debito della vita non può essere pagato facendo delle cose. Il debito della vita che mi è stato, come faccio a ripagare i miei genitori del debito di avermi dato la vita? E se voi guardate bene, in fondo, la tua libertà, il tuo uscire dalla logica del merito, c'è quando tu riconosci il debito che hai verso i tuoi fratelli.
un debito che fa parte di te, costituzionalmente tuo. È il debito che hai verso l'affamato del pane, il debito che hai verso quello che non ha la casa di dargli un tetto, è il debito del perdono, è il debito dell'accoglienza, è riconoscere il debito che hai verso i tuoi fratelli. Io penso a tutte le a come noi abbiamo costruito tutta una mentalità, una logica, e ci vantiamo di questa cosa, del fatto di non aver debiti. Io mi sono fatto da solo, non devo niente a nessuno. Non c'è menzogna più grande. Se non altro siamo in debito della vita. Quella non ce la siamo data noi. Siamo in debito col Padre dell'amore che ci dà, ma siamo in debito con i nostri fratelli della nostra vita. Non solo con i genitori, ma con i nostri fratelli, con la comunità, che ci accoglie. Come fai a ripagare questo debito? Per quanto tu possa fare penitenza, metterti a disposizione, non lo puoi ripagare. E di fatto il padrone non chiede, non concede perdono perché gli è stato chiesto. Dice che il padrone fu mosso a pietà. Ecco, è lo stesso termine che viene usato per quando Gesù guarda la folla che è come pecore senza pastore. Non è mosso a pietà, è una cosa molto più profonda. Il padrone si sente parte di questo debito. Sente, consentitemi questa esagerazione, sente di dovere qualcosa anche lui a questo servitore che gli deve una cifra impagabile. Una cifra che gli toglie la vita, tanto vero che viene venduto come schiavo. E è lo stesso termine che si usa per il samaritano. È un sentirsi parte di una, a mio parere, è sentirsi parte della comunità. È sentire che quello che hai davanti è tuo fratello. Non è un estraneo, non è uno solo che chiede che gli sia condonato il debito, no, che gli chiede che sia procrastinato il pagamento. E il padrone lo lasciò libero, gli ha restituito la vita, gli ha condonato il debito. Non gli ha chiesto, non gli ha detto no, ma rateizziamo, no, gli ha detto va bene così, vai libero, non ti chiedo niente. Questo debito tu non puoi pagarlo, io te lo lascio perdere. Tu sei mio figlio, io ti voglio bene. E questo amore paga il debito. Perché l'amore è l'unica maniera con cui puoi pagare questo debito. Ma lo paga lui, non lo paghi tu. E c'è poi la seconda parte della parabola. Prima c'è il colloquio tra, c'è il dialogo tra il re e questo debitore, nella seconda parte c'è il colloquio tra i due servi, cioè questo qui esce e incontra un servo che gli deve 100 denari, che è un debito, non indifferente, sono 100 giornate lavorative, ma è un debito solubile. E quello che questo qui ha capito, che lui vuole essere come il re, questo che è stato a cui è stato condonato i 10.000 talenti, vuole essere come il re, ma non ha capito che la caratteristica del re è quella di condonare il debito, non quella di esigere il pagamento. Certo, l'esigere il pagamento soddisfa il dovere della giustizia. Ma qualche commentatore dice che non c'è nemico peggiore del perdono della giustizia. Poi la giustizia va praticata in tutti i campi e non si può venire meno alla giustizia, altrimenti il perdono diventa privo di valore, privo di contenuti. E quest'uomo difatti pratica la giustizia. Gli chiede, l'altro gli chiede di la stessa cosa che ha chiesto lui.
sei benevolo con me, ti soddisferò, dammi tempo. E lui dice di no. E lo fa mettere in prigione. E lui è il re, ma è il re che non perdona. È il re dei meriti. Questo suo fratello non ha meriti, per cui viene condannato, viene cacciato fuori. È quando tu allontani la gente dalla comunità. Perché non corrisponde allo standard che tu hai in mente. È fuori. Quindi viene mandato fuori. Non può pagare il debito. E c'è poi i servi che vanno a riferire quello che è successo al padrone e il padrone che fa questo, che dice servo malvagio, servo meschino, ti ho condonato tutto e tu non hai capito niente. E Gesù che dice proprio così il Padre mio celeste tratterà voi qualora non rimettiate di cuore ciascuno al proprio fratello. Ora non è che il perdono del Padre è condizionato dal mio perdono. Il perdono del Padre è assolutamente gratuito, deriva dal suo amore. Il problema sei tu. Perché se tu non diffondi questo perdono, vuol dire che tu non hai capito niente. Che tu non hai accettato questo perdono. Ti sei fatto una tua idea. L'ho detto prima. Prendete l'idea dei meriti, prendete che tu devi pagare per essere perdonato, cose di questo genere. Che tu devi pagare per meritare l'amore del Padre, che devi fare qualunque cosa. E non è così. Tu, in questo caso, se vi ricordate quello che diciamo domenica scorsa, sei uno di quelli che legano la misericordia di Dio. Non la fanno scorrere. La legano in nome della giustizia. In nome del fatto che se hai un debito devi pagarlo. Il Padre pensa a questo amore sovrabbondante. Vi ricordate il miracolo dei pani? Avanzano 12 ceste piene di avanzi. Dio non condivide il pane a misura, ma va oltre. L'amore di Dio va oltre. Il perdono di Dio va oltre. E tu o impari questa lezione e vivi questo tipo di perdono con i fratelli. Amatevi come io vi ho amato, come lui ama te, e ti sforzi di fare questa cosa, oppure non capisci il perdono. Non sei in grado di riceverlo, non perché lui non ti perdona, ma perché tu non lo capisci. Perché tu hai in mente un'altra logica, perché tu non ragioni come lui, perché tu hai in mente i tuoi pezzettini e non vuoi uscirne. Per cui la gente mi deve, io devo, per cui si arriva fin qui e non oltre. Quante volte devo perdonare a mio fratello? Fino a 7 volte, che già noi 7 volte non lo facciamo. Ma è questa la logica. Il Padre dice no, l'amore è sovrabbondante, 70 volte 7, sempre. Ti condono 10.000 talenti, un debito che tu non pagherai mai. Io penso che dobbiamo rifletterci sul nostro concetto di perdono, su come noi viviamo con i nostri fratelli, su come noi percepiamo il fatto che la nostra comunità è fondata sul perdono. Noi siamo persone perdonate, per questo viviamo in comunità, per questo ascoltiamo la parola di Dio, per essere perdonati. Pensiamoci su domenica quando sentiremo leggere il Vangelo, davvero pensiamoci su, perché ne abbiamo bisogno per vivere nella nostra comunità.